Sono iniziate come da tradizione sabato 12 maggio, giorno della festa del patrono di Faenza, le celebrazioni del Palio dell'Imbalo 2018. La cerimonia della donazione dei ceri in Duomo ha seguito la consegna dei fiori da parte della città per mano dei Vigili del Fuoco alla Madonna delle Grazie, alla statua sulla torre dell'orologio. Introdotta per la prima volta nel 1997, la donazione dei ceri ha preso il via alle 17.30 con il ritrovo dei rioni in Piazza Neni, dove hanno ricevuto dal gruppo municipale i 5 grandi ceri di 1,5 metri d'altezza. Il corteo storico, al quale hanno partecipato le istituzioni locali e le forze dell'ordine, ha poi fatto ingresso in cattedrale, accolto da Monsignor Toso, dove è stato celebrato il rito religioso. Durante l'offertorio, i portaceri del gruppo municipale dei 5 rioni affiancati dai rispettivi caprioni hanno donato i ceri con il relativo stemma al Vescovo e alla Madonna delle Grazie. In risposta alla donazione, l'autorità religiosa ha donato al sindaco e alla città il drappo del nuovo Palio del Niballo, realizzato quest'anno dall'artista Aldo Rontini, mentre il Liocorno, il premio riservato alla più bella figura femminile della sfilata del Palio, sarà un'opera di Ivo Sassi. Due artisti brisighellesi, ma faentini d'adozione. Quest'anno, inoltre, sarà istituito un nuovo premio alla memoria di Arrigo Baldini, scomparso a gennaio. L'opera sarà in ceramica e premierà la figura del corteo storico che saprà meglio descrivere al pubblico la formazione della propria compagine durante la sfilata allo stadio Bruno Neri. Al termine della cerimonia dei ceri, in Duomo, il nuovo palio è stato srotolato per essere ammirato la prima volta dai faentini e issato sul portagonfalone collocato davanti all'altare della Madonna delle Grazie, dove rimarrà fino al giorno della giostra del Palio del Niballo.